Ciao, io sono Loredana, ho 36 anni e sono la moglie di Gino. Come stare insieme a una persona così vulcanica? È un'impresa. È inutile che ridi sotto il basso. Chi fa la pizza più bella, stasera fa la lotta con papà. Ti senti? Baccalà, parti dal pomodoro, no? Che fai, le palline, che cos'è? Troppo precise questa mozzarella qua. È una persona esplosiva, è iperattivo e poi lui è proprio patito, cioè lui, per lui viene prima la pizza e poi non dico poi la famiglia, però sono allo stesso livello. Di notte sogna tutte le nuove iniziative che deve fare, cioè non dorme, pensa anche di notte. Conosco Gino da circa 16 anni, ci siamo conosciuti nel 96. Lui appunto già era pizzaiolo, avevamo amici in comune semplicemente, poi uscendo insieme ci siamo fidanzati dopo poco più di un mese. Si è sempre parlato di costruirci una famiglia, ovviamente dei figli. E quando ho scoperto la prima volta essere incinta siamo stati veramente super felici, era una felicità indescrivibile. Abbiamo avuto la prima bimba, che si chiama Giorgia, è la più grande. Mi chiamo Giorgia, ho 8 anni, vado in terza, vado a danza moderna, come hobby vado a ceramica. La ceramica mi piace molto perché faccio tante cose a fantasia mia. Poi abbiamo la seconda bambina, Ludovica, la più piccolina, che ha 4 anni e mezzo. Per la sua età, ma dimostra di essere una bella furbetta, una bambina molto sveglia, attenta. Mia sorella ha 4 anni, va all'asilo nella mia stessa scuola, si chiama Ludovica. Lei è più brava di me a fare il puzzle, io non lo so proprio fare. Però sono bimbe super impegnate, come un po' tutti i bimbi di oggi. Questa maschera è di carnevale, l'ho fatta a ceramica. C'è un po' la vena artistica come il papà perché le piace creare. Io sono quasi tutto il giorno con loro perché per un po' di tempo, da quando ho avuto la prima bimba, ho lasciato il mio lavoro, sono laureata in lingue, ho fatto la scuola di interpreti e traduttori perché la mia grande passione sono le lingue. Da quando ero piccola ho viaggiato molto, purtroppo ho interrotto, dico purtroppo perché c'è sempre la speranza di riprendere. La domenica è il giorno di chiusura della pizzeria e è stato scelto così sin dall'inizio, da quando si è aperto il primo giorno, perché è il giorno totalmente dedicato alla famiglia, in cui si sta insieme, si sta con le bambine fondamentalmente, ed è bello staccare quindi completamente la spina e allontanarsi da Napoli e fare tutt'altro.